sì, io. No, si mangiava normalmente, no, a colazione, e poi dopo si mangia la bistecca con riso alle 6 di mattina fino alla Salerno. Si è fatica, dopo una bicchiera di Coca-Cola per... Allora, scusa, bistecca con il riso e una bottiglia di Coca-Cola. Prendete nota, ragazzi. Ok, questo è alle 6 della mattina. Fammi il pranzo. Pranzo, ci credo, si faceva poco. Sarebbe se non c'era pranzo. Non capisce niente. Sandwich con le... Mele... No, sandwich. Che sandwich? Sandwich con cosa? Lepre? No. 7.000 non Sanremo. Ma pensa agli appassionati davanti alla TV ogni anno. Chi vince? Merckx, primo anno, secondo anno Merckx, terzo anno, quarto anno Merckx. Mica è colpa mia. Merckx. Ma l'obiettivo era quello. Non ha vinto solo quando non ha partecipato. Non poteva, non c'era. Dunque, allora abbiamo detto riso, bistecca, un litro di Coca-Cola a colazione, ok? Ci ho capito? State scrivendo. Sandwich a nastro durante la corsa, cena. Cena nel corso tappe, si mangiava un antipasto, un po' di verdura, un po' di minestra, magari un po' di pesce e un po' di carne. Pasta, ma... Avete scritto? Scritto tutto, ok. Eddie, ma quando ti ho telefonato, cosa hai pensato? No. Non vado. Lo sapeva si poteva venire perché ero operato nel tendine all'anca e ho avuto le stampelle fino a lunedì scorso, dunque... Non sapeva se poteva venire. No, io avevo già fatto il biglietto un mese fa. No, non c'era posto. Mi ha detto che non c'era posto. C'era... Mia figlia che ha fatto, ha detto che c'era posto. È vero, è vero. Tempi record di presa. Ascolta, allora, noi abbiamo un po' di ospiti e il resto sono, forse non li ho presentati, sono i componenti della nostra squadra ciclistica. Allora, quello... che a me piace, non dico insegnare, promuovere, sono queste cose qui, non è solo bicicletta. Ciclismo è anche aggregazione, è amicizia, è stare insieme così, durante cene e conoscere campioni. Dunque noi siamo contenti di averti qui con noi. Adesso faccio un giro. E voglio sentire i miei ragazzi cosa dicono e ti farò qualche altra domanda dopo. Va bene. Grazie Eddie, grazie.